quali furono le conseguenze della seconda guerra persiana e più in generale dei due conflitti contro l'impero persiano. La prima fu senza dubbio il rafforzamento del to ellenikon, vale a dire dell'identità comune delle poleis greche in senso oppositivo. Le poleis greche, divise tra loro per motivi di diversa natura e non di rado in conflitto le une con le altre, trovarono un ulteriore fattore unificante, un elemento di unione, nella lotta comune contro il barbaro, lo straniero, portatore di una cultura e di un sistema di valori antitetico a loro. I greci si erano accorti di essere profondamente diversi dai persiani dal punto di vista politico e culturale. La vittoria su un nemico così potente autorizzava i greci a sentirsi superiori non solo ai persiani, ma a tutti gli altri popoli. La seconda conseguenza delle guerre persiane fu la crescita della supremazia di Atene. Atene assume un atteggiamento imperialista nei confronti delle altre poleis, con il pretesto della minaccia di una nuova invasione da parte della Persia, che nonostante la sconfitta restava comunque una grande potenza militare. Atene impose alle altre poleis un'alleanza o lega navale antipersiana che prevedeva pesanti obblighi fiscali e militari. La Lega dell'Ioattica, questo il nome dell'alleanza, era una federazione che univa alcune poleis in chiave antipersiana. Essa aveva sede nel santuario di Apollo sull'isola di Delo.